Ripiantumare gli alberi abbattuti in questi anni, in particolare la scorsa estate, non rientra nei piani del Comune di Cremona dopo la bocciatura dell'ordine del giorno sull'argomento nel Consiglio Comunale di ieri. Alla richiesta di mettere a bilancio 2 milioni di euro per le piantumazioni di essenze arboree, il Comune risponde che attraverso la redazione e la costruzione del piano del verde emergeranno gli elementi valutativi circa i bisogni e le esigenze della città, anche sotto il profilo progettuale e di conseguenza economico. Le potature effettuate negli ultimi due anni sono 975, anche se paiono molte di più e per giunta di piante sane, tanto da sollevare una vera e propria protesta popolare che ha portato anche i privati cittadini a presentare denunce alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri e alla Corte di Giustizia Europea, come il professor Gualtiero Nicolini, ex giudice tributario. La decisione del Consiglio Comunale di ieri di Cremona mi lascia veramente sconcertato per due motivi. Da una parte un'amministrazione che sono sicuro è la peggiore che Cremona abbia mai avuto e dall'altra comunque anche il fatto che i cittadini cremonesi siano così acquiescenti, non si ribellino rispetto a delle decisioni che veramente sono assurde. Questa amministrazione che aveva promesso di chiudere l'inceneritore non si preoccupa minimamente per quanto riguarda la situazione del verde pubblico. Il verde pubblico che è così trasandato, basta guardarsi in giro nella città, è una situazione sempre più drammatica. Cremona è stata classificata come la città più inquinata d'Italia e seconda in Europa per quanto riguarda le PM2,5 e la recente classifica di ecosistema urbano ha certificato un calo delle performance legate all'ambiente. Cremona nell'ultimo anno ha perso 12 posizioni rispetto ad altri capoluoghi italiani. L'Italia ha firmato una serie di atti e documenti che la situazione in cui viviamo a Cremona non consente di poter rispettare. E però fino adesso nessuna risposta. Vedremo.